Sempre stamattina, dalle pagine del Sole 24 Ore, il ministro Di Maio ha assicurato che non avrebbe fatto accordi che non siano condivisi. La priorità rimane quella ambientale anche per i sindacati, come spiega il segretario generale della FIM-CISL Marco Bentivogli. La priorità è salvare i posti di lavoro, ambientalizzare il sito, bonificarlo. Ci sono 1.300.000.000 sequestrati dai Riva e che sono da destinare alla riqualificazione degli impianti. Gelsomina Testa, GR1.